La carriera del libertino è una serie di 8 dipinti che possono essere letti come una storia, seguendo le vicende di un personaggio immaginario, giovane e ricco, Tom Rockwell, che sfocia nella povertà e nella pazzia. È solo uno dei numerosi cicli del pittore inglese, celebre per le sue opere satiriche, fondate sul forte desiderio di cambiare la società in un'epoca di corruzione e povertà diffuse. La prima scena raffigura Tom che ha appena ereditato una fortuna dall'avaro padre, mentre un sarto è intento a prendere le misure per i suoi nuovi abiti. Il giovane tenta di liquidare con del denaro la fidanzata incinta e in lacrime, Sarah Young, che tiene in mano una fede nuziale. Sullo sfondo, un avvocato ruba monete d'oro, mentre i servi trovano tesori nel caminetto e monete nel rivestimento delle pareti, e un gatto cerca del cibo in un cesto pieno d'argento. Nella seconda scena, il risveglio, Hogarth ci presenta Tom mentre sta organizzando un gran ricevimento mattutino per i ricchi e il loro seguito nella sua dimora di Londra. Il giovane è molto ansioso di entrare nelle grazie della classe agiata e i parassiti offrono i propri servigi. Le esagerazioni stilistiche di Hogarth rivelano l'intento satirico. La posa impettita del maestro di danza è una frecciata ai costumi continentali. I dipinti italiani alle pareti alludono al disprezzo dell'artista per l'abitudine di comprare opere famose dei maestri europei, a discapito dei pittori contemporanei britannici. Nella terza scena, Tom è sulla strada della dissolutezza, è ubriaco e viene derubato dell'orologio da alcune prostitute. Nell'immagine seguente, due ufficiali giudiziari lo arrestano per i debiti. Scampa alla prigione grazie all'aiuto della fedele ex fidanzata. Per risolvere i suoi problemi finanziari, Tom sposa una donna ricca, vecchia e brutta, che vediamo nella quinta immagine della serie. Nella scena seguente, Tom, avendo sperperato il denaro della moglie nel gioco, è in ginocchio in un locale, mentre nella settima scena è ormai finito nel carcere dei debitori. Il dipinto finale ci mostra l'approdo di Tom alla completa pazzia. Lo vediamo seminudo e incatenato. Due donne eleganti assistono alla scena come intrattenimento, un passatempo comune ai tempi di Hogarth. Il tentativo di vivere come le classi agiate ha portato Tom a diventare il loro zimbello. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!